shopping misto che ho fatto in questo periodo. Innanzitutto mi scuso perché praticamente sono in uno stato pietoso, ovvero ho affrontato la scorsa settimana una bella influenza e ancora mi porto appresso alcuni acciacchi, tra cui il raffreddore. Infatti mi scuso, sono il nasone un po' rosso, alla Rudolph il cerbiatto, però non posso farci nulla. Oggi sono riuscita, dopo una settimana appunto che stavo a casa, e con la scusa ho detto perché no, approfittiamone per fare questo questo video sullo shopping misto che praticamente mi porto dietro già da un po' di tempo. Infatti vi annuncio già che qualcosa sono un po' meno recenti, altri invece sono abbastanza recenti. Allora, per quanto riguarda lo shopping sul trucco, sul beauty, vi faccio vedere alcune cosine. Allora, per prima cosa ho preso in farmacia la rinomatissima Fito 9, che io ancora non avevo provato, appunto è questa sorta di crema idratante che è appunto formata da 9 piante, che appunto aiuta contro la secchezza. Poi ho preso al Corner Essence due prodotti. Il primo di tutti è questo qui, il mascara più visto, almeno per quanto mi riguarda, che ho più visto in questo periodo, che è questo qui, Lash Princess, che è quel mascara che dovrebbe donare volume, che ancora non ho provato perché voglio terminare appunto di utilizzare il mascara della Benefit che vi ho già parlato, ed è molto carino questo mascara qui, perché per il packaging che è veramente simpatico, e vabbè, con questi dettagli a rilievo che sono presenti, quindi questo qui. E poi ho preso il gel look plumping top coat, che vi ho già fatto vedere nel video dei miei 14 prodotti che utilizzo tutti i giorni, col quale mi sto trovando veramente molto bene e sinceramente mi aiuta tantissimo a far durare lo smalto, che è un dettaglio che voglio dirvi e che veramente che è ben apprezzato, perché vabbè, oltre a dare appunto volume alle unghie, proprio perché questo è il suo compito, mi aiuta a far asciugare più velocemente lo smalto e allo stesso tempo mi aiuta comunque nella durata, nel far durare di più lo smalto. Poi, per finire, per quanto riguarda sempre l'argomento beauty, comunque trucco, sì, qui diciamo più beauty, è questo qui, che è questo kit qui, che manca praticamente davanti il cartoncino, perché ho iniziato ad utilizzare dove c'è questa fascettina che all'interno contiene i due smalti che propone la Pupa. Allora, questo qui trasparente e questo qui rosa sono entrambi, più che altro credo che siano più per la French, comunque per creare delle basi, e quindi ho iniziato a utilizzare questi qui, e il prezzo di questo kit, se non erro, è 8 euro circa. Gli altri non ve li ho detti perché non mi ricordo. Beh, la Fido Nova all'incirca era sui 13 euro, sì, gli altri due, quanto per acquistare un top coat, 3 euro, il mascara idem 3-4 euro, non mi ricordo con precisione. Poi mi sono recata da Tiger, e da Tiger ho già fatto un acquisto attinente al futuro, tra virgolette, perché ho acquistato la agenda del 2015, questa qui fucsia, carinissima, con questi anelli, e mi è piaciuta tantissimo proprio per come sono distribuite le pagine, perché ogni mese ha, diciamo, la sua etichetta, proprio per differenziare i vari mesi e per riconoscerli subito. E poi le pagine sono abbastanza capienti, comunque puoi scrivere tantissime cose, ed è quello che proprio io ricerco appunto in un'agenda. Poi vabbè, alla fine ci sono le varie pagine per mettere la rubrica, eccetera eccetera. E questa qui l'ho pagata 4 euro, quindi veramente un ottimo prezzo. E sempre da Tiger ho comprato una cosa attinente a Natale, e ho preso questi biscottini di pan di zenzero rifatti in feltro, che voglio utilizzare per addobbare sì l'albero di Natale, ma anche per arricchire ancora di più i pacchettini da regalo. E quindi ho pensato che sono un'idea carinissima per appunto colorare ancora di più i pacchettini. E poi, sempre in attinente a Natale, ho preso degli stecchi colorati, queste famosissime caramelle bianche e rosse, che voglio appunto utilizzare sempre per decorare ancora di più i pacchettini regalo. Poi, sempre mantenendoci sul tema natalizio, ho preso questo box carinissimissimissimo, che all'interno contiene il Pandoro, che propone la Balocco, ed è questo contenitore che io ho preso proprio per il packaging di questo contenitore, perché mi piaceva tantissimo. Appunto, ci sono tutte queste donzelle con varie scritte: Style of Shopping, Beauty Chic,
glamour style, eccetera, eccetera. E appunto voglio utilizzare questo box e magari, perché no, per inserire le fasce che utilizzo per coprirmi le orecchie e le sciarpette, i guanti proprio per il periodo invernale. Poi invece, per quanto riguarda l'abbigliamento, ho preso tre cosette. La prima di tutte è questa camicetta qui, che ho preso anche nella tinta rosa che adesso vi mostro. Mi scuso se sono stropicciate le cosette, però praticamente sono state messe in busta come veniva prima dalla cassiera e quindi sono un attimino stropicciate, le devo ancora lavare e stirare. Questa qui è appunto, che è costato 15,99 euro, da abbinare, perché no, a dei maglioncini beige o color senape, e quindi ho pensato bene di acquistarla. E vi faccio vedere anche l'altra tinta che ho preso, ed è questo rosa molto molto carino e romantico, questo qui, appunto sempre la stessa camicia con la tasca qui davanti, sempre stropicciata, e sempre al prezzo di 15,99 euro. E poi per finire, da Stradivarius, per quanto riguarda l'abbigliamento, da Stradivarius ho preso questa gonna ad alta vita corta in color senape. E questa qui l'ho pagata 19,95 euro. Abbinare magari a quei famosi top crop che vi ho fatto vedere già passati, in blu, in nero, e quindi ho pensato bene di acquistarla. Poi la vedo molto carina con quelle, con quei collant, con i pois, per creare sempre uno stile un po' romantico. E poi questa qui l'ho presa a Stradivarius, non so se ve l'ho detto. E poi per finire questa collana, questa bellissima collana in bordeaux che ho acquistato in una bancarella. Ebbene sì, ho preso questa collana in bordeaux, praticamente almeno qui a Roma ci sono tantissime bancarelle che vendono collane a 3 euro, non solo, oltre a quello poi vendono braccialetti da abbinare, orecchini, di tutto e di più, praticamente il mio mondo. E quindi ho preso questa collana bordeaux che mi mancava, non ho preso altri colori semplicemente perché ho la scorta di collane, ne ho di tutti i colori, però questa qui mi mancava, quindi ho deciso di prenderla. Quindi per quanto riguarda lo shopping è tutto, io vi ringrazio per avermi seguita ancora, vi mando un grosso grosso bacio, scusate per la mia, per il mio stato veramente orribile, vi mando ancora un altro bacio, ciao, alla prossima!